È grande festa per la chiusura dell'Europeo di Canoa Polo, che volge al termine tra i sorrisi e tanti applausi. Al Molo di Levante del porto di Catania si è conclusa la competizione che ha visto protagoniste 45 nazioni con 600 atleti e dove l'Italia ha raccolto ben 3 medaglie su 4 categorie. Grande soddisfazione tra gli organizzatori, primi su tutti lo Yomar Club del presidente Daniele Insabella, insieme allo staff del Circolo Canoa Catania, guidato dal direttore sportivo Fabrizio Messina, per aver portato a termine un grande evento nonostante le difficoltà iniziali dettate dal maltempo che ha stravolto la città di Catania, distruggendo tutte le strutture realizzate al molo proprio il giorno d'inizio della competizione. Tanti gli sforzi fatti da parte anche di gruppi di volontari che hanno lavorato un giorno intero per permettere l'inizio dell'evento, evitando così di compromettere l'Europeo dopo lunghi mesi di lavoro e organizzazione. Si conclude così una settimana di sano sport che ha visto la nazionale italiana salire sul terzo gradino del podio con le categorie senior maschile e femminile e con le azzurre dell'Under 21. Proprio nella giornata di ieri sono andate in scena le semifinali e le finali dell'Under 21 maschili e femminili e le azzurrine, guidate da Alessandra Catania, hanno portato a casa un bronzo storico, battendo la Gran Bretagna 4-1 nella finale per il terzo posto, dopo aver perso in semifinale contro la Germania. Gli azzurrini invece del duo Iba-Sauro questa mattina hanno vinto contro la Polonia per 5-4 e si sono aggiudicati così il quinto posto nella competizione. Questo pomeriggio invece si sono giocate le semifinali e le finali delle categorie senior. Le ragazze di Francesca Ciancio, dopo la sconfitta in semifinale contro la Francia per 2-0, battono meritatamente la Germania per 1-0 con il gol di Roberta Catania che porta l'Italia sul podio. A vincere il titolo è la Francia che batte in finale l'Olanda per 5-2. Altro bronzo per i senior maschili con gli azzurri, sconfitti in semifinale dalla Francia per 2-0, che battono l'Olanda nella finale per il terzo posto con un netto 5-2. È la Germania ad essere eletta campione d'Europa dopo aver battuto la Francia per 5-2 in un match che ha tenuto tutti i presenti col fiato sospeso. Dopo la cerimonia di premiazione è grande festa al Molo di Levante tra tutti gli atleti e gli organizzatori, molto soddisfatti per la riuscita dell'evento e orgogliosi per i successi ottenuti dagli azzurri. Non sono mancate parole di gratitudine da parte del presidente della FIC, Luciano Bonfiglio, per il grande impegno verso tutti gli azzurri, che sul finale si sono lasciati andare a foto e selfie insieme ai compagni di squadra, alle famiglie e anche con gli avversari, lasciando così, a conclusione dell'Europeo, una bella immagine di sport.